è una sessione che puntualmente c'è in questo congresso, proprio a sottolineare che ormai si parla di estetica medica, dove medicina e chirurgia non sono assolutamente in contrapposizione, ma l'una implementa e diciamo, valorizza l'altra. La sessione che ho presieduto si è composta di una serie di interventi con argomenti abbastanza disparati. E molti con la maggior parte con proposte piuttosto interessanti. Devo dire che alcune presentazioni hanno evidenziato delle posizioni che hanno suscitato una discussione anche piuttosto vivace nella platea. E questo perché, ma devo dire la minoranza delle presentazioni, alcuni colleghi, alcuni co medici hanno presentato delle procedure che pur ottenendo almeno in apparenza dei risultati estetici interessanti, tuttavia si configuravano come pericolosi per la salute della paziente, del paziente. E questa sicuramente è una posizione assolutamente inaccettabile, non solo dal punto di vista del legale, ma soprattutto dal punto di vista etico. E fortunatamente devo dire che la platea ha recepito in modo molto critico queste proposte, discutendole e sottolineando come la gran parte degli operatori di estetica del nostro paese siano estremamente rispettosi delle regole che devono sempre improntare l'attività del medico, ossia prima di tutto la salute del paziente. Sfatando anche l'illusione o l'idea che in qualche modo estetica e salute possano essere in contrapposizione. In realtà, quello che al momento può anche sembrare un risultato estetico brillante, in realtà a distanza, se non è stato effettuato rispettando l'integrità fisica e la salute della persona, si traduce poi in un disastro. Però ecco, queste occasioni congressuali sono sempre un'ottima occasione per confrontarsi, per discutere e anche, se vogliamo, per smitizzare certe voci che alle volte corrono sul filo e che sembrerebbero suggerire delle grandi novità, magari vengono dall'estero, e che invece poi alla verità dei fatti si dimostrano assolutamente inaccettabili.